Ciao Bianca, sei già in onda, quindi non dire cose di cui potresti pentirti, questo è importante. Posizionare il telefonino. Sei perfetta e tra l'altro appunto hai il telefonino, aspetta che ti connetto, eccoci. A differenza di alcuni tuoi ospiti lo tieni fermo, perché l'altra sera chi è che aveva un telefono? Bravo, memore di quello che è successo l'altra sera in diretta, con Rezza che spariva e compariva dallo schermo, ho detto mettiamolo in una posizione stabile. Brava, perché giustamente diciamo hai una vaga esperienza in più dal punto di vista Esattamente. televisivo. Senti, intanto come stai? Questo è importante. Come stai vivendo questi giorni? Com'è la tua giornata? Cosa fai? Insomma, sto come tutti a casa quando ci posso stare e a Saxa Rubra quando invece 3-4 volte alla settimana vado a Saxa Rubra. Che è un posto, tra l'altro, di una scintillante allegria, no, Saxa Rubra? Già mette, già normalmente. Adesso tra l'altro è anche peggiorato perché come puoi immaginare moltissimi stanno lavorando da casa, c'è molto smart working, la RAI ha agevolato molto questa possibilità, giustamente. Sì. E anche io però lo utilizzo, devo dire che poi molte riunioni le facciamo, per esempio oggi la farò sicuramente da casa, mentre domani andrò a Saxa Rubra, perché dipende un po' anche da quello che devo girare o non girare, insomma da Certo. come se dobbiamo scrivere o non dobbiamo scrivere, quindi è un po' Certo, legato alle esigenze della trasmissione. Devo ma andare a il bar lavorare, funziona? No, neanche il bar funziona. Tutto sono tutto chiuso, no, c'è la chiuso. mensa aperta, la No, perché mensa. come tu sai, quando io lavoravo lì ero praticamente sempre al bar, quindi adesso per me sarebbe Niente. Dico, veramente. mai vista una Saxa Rubra così deserta? Sì, no, infatti già diciamo l'ambiente non è che sia tutta questa allegria normalmente, no? Già triste normalmente, poi Perché. adesso che proprio vedi questi cortili, queste strade, insomma, per una specie di piccola città, no? Come tu Certo, sì, no, infatti. Si dice fosse un carcere, poi non so se sia vero. Era dico, è stato progettato per essere un carcere, poi l'hanno trasformato invece nella sede dell'informazione della RAI. Non so se questa sia una metafora, ma lo scopriremo in un altro momento. Senti, ti ho Infatti, guardata l'altra sera e devo dirti che conosco quello studio, vederti lì al centro senza niente è un pochino, come dire, colpisce. Ecco, come ti trovi lì nel nulla, tu che sei anche abituata ad avere normalmente invece interazioni con gli ospiti, col pubblico, insomma, come ti senti lì da solo? guarda, anche questa è una direttiva aziendale che abbiamo tutti rispettato perché non possiamo avere nessun ospite in studio. Certo. A parte, vabbè, non abbiamo più quello che per noi, insomma, sembra una stupidaggine, ma per me era importantissimo anche proprio come, perché ormai erano diventati gli amici, quindi non c'è più il truccatore, non c'è più il parrucchiere, non c'è più chi anche ci aiutava a metterci il microfono, siamo Ah, devi fare dobbiamo tutto da sola. sì, in tutti i modi, quindi questo è proprio Beh, autogestione. congratulazioni perché l'assenza del trucco non si nota, quindi vuol dire che questo è. Vuol dire Molto, ma comunque queste. Per precauzione in questo momento hanno cercato di ridurre al massimo tutte le presenze e obbligatoriamente non può esserci quasi nessun ospite in studio. Noi abbiamo una sola deroga per Valerio Rossi Albertini, Sì. per cui fa quegli esperimenti che sarebbe un po' complicato farli naturalmente con un collegamento, ma in più si cerca sempre di agevolare quelli che sono i collegamenti poi fatti attraverso Skype, comunque sì, Certo. anche. No, ma infatti io vedo che quando entra appunto l'esperto, no, che ogni volta dà consigli pratici, tu ti accendi perché finalmente c'è qualcuno. Cioè, Il mio momento, infatti cerco di trattenerlo, dico poi siediti di fronte a me sul cubo. Prima, come dire, venivano gli ospiti, dico così continuiamo in ogni caso a parlare, perché poi è comunque lui un fisico del CNR, quindi Certo. conosce anche bene tutta la questione della malattia, di come affrontarla, di quali precauzioni prendere, quindi cerco di farlo interagire anche con gli altri, perché così mi sento meno sola lì dentro. Certo. Ci sono gli operatori che sono comunque una figura importantissima e per me anche familiare, perché da quando ho questa trasmissione sono sempre gli stessi. Non ho più il mio regista e ne ho un altro, perché il mio Certo. viene da Milano, quindi abbiamo dovuto sostituire anche quello, che in questo momento non è possibile, come sapete, passare da una regione all'altra. E insomma, vabbè, ci arrabattiamo come possiamo, ma detto questo, poi No, sappiamo infatti. che siamo sempre in una situazione
in cui dobbiamo dire grazie di tutto, Ma ecco, perché. infatti secondo me poi alla fine chi fa questo mestiere nell'emergenza tutto sommato riesce a trovare un equilibrio, cioè stai facendo il tuo lavoro. Adesso faccio un altro esempio, io vedo anche, e non è un giornalista, ma anche Fazio la domenica, è quasi contento, cioè si vede che c'è anche la felicità di fare un po' la tramite, di portare un minimo di, così, di servizio pubblico, si sarebbe detto una volta, no? Spero proprio di sì, nel senso che poi ancora questo lo vivo anch'io come tutti noi sicuramente, un momento più difficile di tutta la nostra storia, dal Certo. dopoguerra poi, ma nel dopoguerra siamo nati un pochetto più tardi. Sì, per fortuna sì. Nel mio caso non tanto, ma insomma, vabbè. Insomma anche nel mio, quindi però non ce lo ricordiamo e forse è stato anche un momento più segnato anche dall'entusiasmo di ricominciare, no? Adesso invece c'è un momento di grandissima tristezza, depressione con l'idea di vedere un percorso di cui non conosciamo, anzi non conosciamo neanche il percorso, quindi figurati la fine. Certo. Non Senti. sappiamo quanto durerà, come andrà a finire, quanto tempo ci vorrà, ogni giorno contiamo centinaia di morti, quindi Certo, speriamo assolutamente. almeno di riuscire a essere capaci di raccontare quello che sta succedendo attraverso la nuova informazione. Senti, com'è fare stare senza pubblico? Perché diciamo, Carta Bianca non è mai stato un programma devastato da applausi come altri di cui non facciamo i nomi, ma com'è muoversi senza quella. Perché molti hanno detto, io sono anche abbastanza d'accordo, che per certi versi non avere il pubblico su cui appoggiarsi rende il politico un po' meno efficace, cioè il Salvini di turno, non riuscendo a chiamare in qualche modo l'applauso e così via, è quasi, non solo Salvini, ma insomma in generale un po' più facile da inchiodare, perché viene meno quel rumore di fondo. Sei d'accordo su questo? Forse sì, sicuramente potrebbe essere, ma rende anche noi però meno efficaci, secondo me. Per me il pubblico, nonostante noi l'abbiamo sempre poco numeroso, perché non possiamo averne più di tanto per questioni di studio, Certo. delle direttive, però anche quando io portavo avanti la trasmissione, le interviste, anche vedere la loro reazione, per me comunque era importante, perché Sì. vedevo. Seguivano, si distraevano, erano interessati. Ecco, è vero. Adesso Si vedo distraevano perché ogni tanto poi, siccome stanno lì 3 ore, ci sarà qualche momento in cui si abbioccherano, no? Quindi anche. figurati. No, in Ci provo. effetti. Però ti rendi conto se una cosa comunque li sta appassionando oppure se non preferirebbero stare da un'altra parte, No, ma è ecco. buono perché almeno applaudono ha senso, ecco, quando capita appunto rispetto ad altri contesti c'è una minima diversità, diciamo così. Tutto Senti. quel contorno di solitudine che in questo momento caratterizza il nostro lavoro. Certo. Senti, a questo proposito, quasi del divertimento, c'è questa, ormai non è più una novità, ma c'è questo tuo rapporto con Mauro Corona, che tra l'altro ha avuto una, cioè ti ha cagionato un evento incredibile, e cioè Grasso ha parlato bene del programma, che è una cosa che non è mai successa, e quindi quanto ti diverte fare quei 20 minuti iniziali, perché tirano fuori, secondo me, una parte di te che io conoscevo e conosco, che è quella un po' più hilare, anche più giocosa, più divertita, che fa bene al programma, secondo me, anche a te. Ci sono 20 minuti in cui, anche di più, in cui ti diverti, insomma, Sì, no? sicuramente mi diverto con lui e sicuramente è stato capace di tirare fuori una parte appunto che tu conoscevi, ma che magari dopo tanti anni ancora il pubblico non conosceva, una parte mia di Bianca, della Bianca più privata, ecco, più che pubblica. Devo dire che certe volte ci fa anche piuttosto arrabbiare. Vabbè, ma Però è quello fa parte. bello di questo rapporto tra me e Mauro Corona, che veramente ha lasciato tutto all'improvvisazione. Cioè io non so come finire, comincerà e non so come finirà, e soprattutto come evolverà durante quei 20-25. No, ma guarda che tra l'altro uno dei tuoi autori, Gian Maria Monti, che è una persona molto brillante e molto simpatica, prima o poi bisognerebbe fare un Casa Bianca, ecco, perché secondo me commentare i fatti del giorno tra voi due sarebbe un programma molto, molto divertente, diciamo così. Ma a casa cosa dicono di questi duetti con Mauro, diciamo? A casa mia? Sì. No, vabbè, mi sorride, assolutamente. No, perché sono molto divertenti, però lui ogni tanto fa un po' il piacione, quindi già c'è anche questa, no?
questo fa un po' in generale, secondo me. Come ha detto l'altro giorno, sono Narciso, lui lo dichiara, poi tantissime persone lo sono, ma non lo dichiarano, e quindi Certo. sono venuto qui anche e soprattutto perché ho lasciato spazio al mio narcisismo. Io gli ho detto, beh, noi ne siamo stati contenti che è così Narciso, perché così l'abbiamo scoperto, perché un po' abbiamo scoperto anche lui con questa trasmissione, non Beh, solo me. sì, infatti Da anche per... Ma... parte di Mauro Corona, che non è che era così conosciuto o sapevamo che era in quel modo, anche la sua personalità è venuta fuori in tutti i suoi Tutte le sue aspetti. sfaccettature, esatto, sì, ma è veramente, io devo dire, tutta la serie di Corona vestito anche da finanziere, Guardia da guardia forestale. forestale, erano momenti... Infatti, quell'altro giorno ha detto che di questo adesso non può più parlare perché capisce che ci sono delle problematiche più. No, sì, certo. Quando possibile torneremo a occuparci della Guardia Forestale. Però porta un lato di buon umore, ci avevamo pensato anche all'inizio, che si vede un alleggerimento e alla fine è arrivato, a volte poi la Sì. televisione è anche questo, no? Si inciampa in un rapporto che funziona, ci si diverte e si È stato procede. inaspettato perché possiamo dire che abbiamo cominciato a farlo venire durante il quotidiano, che tu conosci bene perché lavora Certo, insieme. certo. E però dopo 2 o 3 volte io effettivamente ho cominciato a pensare, ma sai che questo che Mauro Corona potremmo utilizzarlo anche nel settimanale, perché Certo. vedevo, ma si era anche creata un po' questa dinamica tra lui, che piace molto, che interessa molto, che fa sorridere, ecco, da quel momento anche di leggerezza che secondo me in 2 ore e mezza di trasmissione ci vuole. Ma infatti, poi tra l'altro diciamo che un tempo c'era la copertina satirica, no? Questa è un inizio tranquillo e poi si va avanti, si approfondisce con chi c'è, anche se anche dopo ci sono comici più o meno involontari, perché ci sono momenti in cui Mario Giordano, tutto sommato, lo vedresti a Zelig quando fa i cartelli, quando, insomma, diciamo che i direttori di destra sono Siamo molto... più perché è diventato concorrente, nostro Questo è concorrente. vero, questo è vero. Adesso sarebbe bello però chiamarlo, così almeno una serie sul programma migliora, ma questo lo dico io. Tu non puoi dirlo perché io sono cattivo e quindi dico queste sciocchezze. No, però riesci comunque a farti rispettare anche da quelli che io chiamo i giornali satirici, cioè quando hai i vari Sallusti o di altri, tutto sommato anche ogni tanto battibeccate, ma insomma non c'è mai un clima Sì, anche se da noi particolarmente... Sallusti c'è molto poco perché è stabile dal nostro concorrente, da È Floris. vero, è Non vero, è vero. mai, No, forse anche il fatto abbiamo in cui... più una presenza abbastanza costante, Maurizio Belpietro. Beh, chiaramente cerchiamo di mettere un po' tutte le No, beh opinioni. certo, figurati. Appunto, io li chiamo giornali satirici, tu lo chiami pluralismo, ma diciamo che è più o meno la stessa cosa. Senti, chiudo con una cosa che mi sta a cuore. Noi abbiamo presentato insieme qua a Bologna un libro che hai pubblicato da poco su una figura più conosciuta a Bologna che nel resto d'Italia, ma insomma, che era una tua amica e che secondo me vale la pena di ricordare. Quindi, adesso che riaprono le librerie, se ti va di spendere 2 parole per questo tuo libro, mi farebbe piacere, che è quello Storia di Marcella, che fu Marcello, che è uscito ormai da qualche mese, con la nave di Teseo, giusto? La nave di Teseo, sì, Esatto, sì. di questa donna che è stata una mia carissima amica, che è nata Marcello e poi è diventata Marcella nel 1980 con un intervento chirurgico che è andata a fare allora a Casablanca perché in Italia era proibito, che ha avuto una vita piena di difficoltà, di ostacoli, insomma, allora davvero insormontabili, che lei però è riuscita in qualche sempre a superare. È passata, non so, dalla prostituzione all'essere un'attivista politica molto importante, ma è morta anni fa. Io l'ho seguita fino veramente a poche ore prima che morisse, questo racconto, ma soprattutto la cosa più bella di questo libro, di questa persona, di Marcella, che è stata una grandissima donna con un coraggio, insomma, pochi ne ho conosciuti nella vita come il suo, è stato che nonostante tutte le sue traversie, ha amato la vita fino all'ultimo momento e quando se n'è andata, poche ore prima di andarsene, mi ha detto: Bianca, non rimpiango nulla perché la mia è stata comunque una vita bellissima. Ecco, da questo suo racconto, che io ho cercato di riportare nel modo più fedele possibile, viene fuori anche proprio questa passione per la vita che è sempre un dono, no? E vale sempre la pena di cercare di viverla come cerchiamo, perlomeno come desidereremmo. Non tutti ci riescono, lei nonostante tutto è riuscita. Tu l'avevi conosciuta una Gay Pride, no? Che avevi seguito per il Sì, TG3? Sì, a un sì, sì. E Pride a Venezia. siete diventate amiche. Siamo diventati E...
ci abbiamo poi cominciato a sentirci anche perché lei già faceva politica, quindi seguiva tutta una serie di problematiche che io allora per il TG3, di cui mi occupavo per il TG3, poi abbiamo cominciato a frequentarsi perché lei veniva anche spesso a Roma perché la sorella viveva a Roma, aveva questa sorella che insomma è stata una figura fondamentale della sua vita, siamo diventate amiche, abbiamo cominciato a frequentarci, andavamo a pranzo, a cena insieme e durante questa frequentazione mi raccontava appunto come era andato, cosa era successo, come era stata la sua vita. A quel punto mi è venuto, dico, ma guarda Marcella, È una vita scoppiettante, quindi lavorò anche con Fellini, no? Fece tanto sì, cinema, una figura. lavorò con Fellini, con Rossellini, con Zeffirelli, perché per puro caso andò in città perché lei lavorava come buttafuori al Piper, Che già fa ridere come cosa. negli anni famoso. Fu mandata a Cinecittà per portare una lettera, quindi una cosa assolutamente così imprevista. Gli capitò invece di incontrare Fellini, che la scritturò subito. Anzi, pensava che fosse già stata quasi scritturata, perché aveva un viso, disse lui, molto particolare, e da lì cominciò questa sua carriera cinematografica, che lei però abbandonò senza nessun rimpianto, perché non gli permetteva di arrivare a guadagnare quei soldi che gli servivano per andare a fare l'intervento a Casablanca, Certo. e andò a lavorare a quella che allora era l'impresa che si occupava di gestire i telefoni, e allora c'erano i telefonini. E con quella liquidazione volò a Casablanca e nonostante l'amica che l'accompagnava gli dicesse non lo fare, non lo fare, non lo fare, fino a un momento prima di entrare nella camera operatoria, disse ho fatto quella scelta e non me ne sono mai pentita, anzi diventare donna è stato il momento più bello di tutta la mia vita. È un libro, devo dire, io l'ho letto, mi è piaciuto davvero molto. Mi raccomando, non farlo leggere a Belpietro perché tutti i giorni sulla verità ci sono dei pezzi tosto pericolosi. E prima di salutarti, volevo dire, no, ecco, devo chiudere perché ho Mannoni che vuole la linea e quindi devo. Allora, anche perché ultimamente devo dire che per 2 volte abbiamo sforato 5 minuti, mi riprometto di non farlo più martedì prossimo, di essere Devo puntuale dire, per lui, noi la tutti vogliamo bene a Maurizio, notte. Non ho diciamo. sentito quello che ha detto, ma non so se ha commentato o no, però No, io l'ho comunque. visto, ha commentato ma più tardi, ormai non si arrabbia verso mezzanotte e 30 quando dice ecco è in ritardo la rassegna stampa, però va anche detto che anche lui sta un po' diciamo sforando dalla camicia negli ultimi tempi, non glielo si può dire ma sta assumendo delle dimensioni un po' improbabili, però voi alla fine battibeccate ma vi volete bene anche perché poi ho trovato un sacco di foto vostre insieme, probabilmente quando lanciasti Linea Notte da direttore del TG3 è possibile, Sì, no, no? quando cambiamo lo studio, quando passammo dallo studio, diciamo, quando introducemmo con Gubitosi lo studio digitale, cioè un studio tecnologico, ecco, perché prima eravamo proprio rimasti gli unici in Rai che ancora utilizzavano il metodo della cassetta. Quindi quando lui invece arrivò e fece questa importantissima innovazione, la volle assolutamente, e allora quelle foto, diciamo, io ero direttore. Certo. Da una vita io e Mannoni, perché io sono arrivata al TG3 nel 1992 e lui già ci stava, credo, da 4-5 anni. Lui era, sì, credo che Mannoni non si può dire, ma credo abbia 130 anni, però lui è molto, lui diciamo, ha questa cosa che vuole la linea in Puntuale. orario e a volte lo fa sapere, però anche quello è un po', diciamo che cominci scherzando con Corona e poi quando finisce hai il siparietto in cui non ci sei più, però è di Mannoni, quindi alla fine c'è una parte comica anche lì, e fatta da lui. Bianca, io ti ringrazio molto perché tu non vai mai da nessuna parte, quindi il fatto che tu abbia Ma fatto sai, questa non chiacchierata con me. potevo in nessun modo sottrarmi. No, no, ti sono veramente grato e spero di vederti presto a festeggiare la Grazie a fine della voi. quarantena. È stata veramente una bella giornata. Grazie. Ciao, Ciao, ciao. ciao.